Oggi in questo video vi voglio far vedere come preparo per la prima volta questo tipo di ennè. C'è da premettere che io l'ennè, questo qui è già la seconda volta che lo preparo, solo che la prima volta avevo provato l'ennè neutro, quello della Forsan. Solo che volevo giusto provare come fosse il risultato e mi era piaciuto tanto, anche perché ci aveva aggiunto degli ingredienti specifici, tipo come ad esempio la camomilla, il succo del limone, per dare appunto dei riflessi biondi, e ci sono riuscita, anche se ho una base di capelli castani, ho dei capelli castani già di mio. È vero che l'ennè neutro rinforza i capelli, però grazie a questi ingredienti mi aveva donato dei bei riflessi biondi, sempre comunque alla luce del sole. Così adesso volevo volevo fare per la seconda volta l'ennè. Solo che c'è un però. A Bari mi trovai sulla via per la stazione di Bari Centrale ho trovato questo negozio di indiani che vendevano tra le altre cose anche l'ennè. Io chiesi ai proprietari di questo negozietto se avessero l'ennè neutro e loro mi hanno dato questo. Solo che poi cercando un po' di pareri su un gruppo Facebook proprio per l'ennè, che si chiama Passione Ennè, mi hanno detto che questo non è l'ennè neutro ma è l'ennè rosso. Io invece pensavo che DNA rosso si intendesse la Ausonia, però poi mi hanno detto che parti da una base castana, i capelli rossi alla prima passata non li avrai, ma avrai solo dei riflessi rossi che danno sul rosso. Il rosso sui capelli lo vedrai man mano che poi farai l'ennè, sarà stratificato. Io comunque, anche per quello che l'ho pagato, 1,50€, ho preso anche un'altra scatola, perché appunto non pensavo che fosse nel rosso, pensavo che fosse nel neutro. Ho preso due scatole. Dicono anche che sia il migliore ennè in circolazione, quindi voglio provare un po' con voi questa, voglio fare questa prova. Non voglio tenerlo per tanto tempo, perché appunto non voglio ottenere un rosso rosso sui capelli, voglio giusto avere dei riflessi. Ho già preparato l'acqua tiepida e andrò a mettere solo l'acqua. Ora lo preparo insieme a voi. Apro la scatola, vediamo magari via. Adesso verso tutto il contenuto . Poi lo so che ci vuole un cucchiaio di legno, però al momento non ho un cucchiaio di legno da poter usare solo per l'ennè e uso questo qui. Adesso metto man mano un po' di acqua. Ci vediamo dopo, quando avrò finito di mescolare tutto l'ennè. Questo è il risultato che ho ottenuto, però io vi consiglio di usare i guanti, non fate come me che non ho usato niente, perché mi sono sporcata tutte le mani. Non lo so se è troppo denso, vuol dire che ci devo mettere un altro po' di acqua. È troppo denso, dico io. Ci vado a mettere un altro po' di acqua, poi vi faccio vedere. Ho aggiunto un altro po' di acqua e questo è quello che ho ottenuto. Io direi che va più che bene, anche perché voglio cercare di non farlo troppo liquido, altrimenti poi sarebbe un casino poi da mettere sui capelli. E niente, adesso vi faccio vedere come la andrò a mettere sui capelli. Allora, questi qua sono i miei capelli che ho appena lavato solo con un po' di shampoo, però visto che comunque andrò a fare una tinta naturale, ho utilizzato uno shampoo bio. Ho utilizzato questo qui,
che ho trovato qualche settimana fa su un giornale, su Donna Moderna mi sembra. E questo qua è bio e ha tutti gli ingredienti a posto. E mi sono già sistemata un po' così per non sporcare. Poi a terra qui qua ho cercato comunque di mettere un po' di buste per l'immondizia. Devo riuscire per non sporcare ancora di più. Questo è l'ennè. E ora metterò l'ennè sui capelli. Metterò l'ennè sui capelli e vi farò vedere dopo, una volta finito, tutto il risultato. E poi sarà in posa per un'ora o due, perché vi ho detto non voglio tingere letteralmente i capelli, ma voglio tenere solo dei riflessi sui capelli. Ho appena finito di mettere l'ennè e questo è il risultato. Vabbè, meno male che ho sistemato, cioè ho messo tutto la plastica qua, e questo è il risultato. Con 100 grammi ce l'ho fatta, anche perché non sono lunghissimi i capelli. Oh no, però come sono sporcata, oh mio Dio. E vi stavo dicendo, con 100 grammi ce l'ho fatta. Poi non so quanto acqua ho messo più o meno, non vuol dire qua, quasi ad occhio ce l'ho messa l'acqua e ce l'ho fatta. Questo tipo di ennè dicono bene che sia il migliore, almeno fino a quelli che ho provato adesso, cioè rispetto a quello della Forsan è molto meglio, anche nell'applicazione si applicava facilmente, anche se adesso mi sento tutta la testa che mi pesa. È pesante la testa. Ho messo il, come cavolo si chiama, me ne scordo sempre, la pellicola trasparente, insomma, ecco. E adesso sono le 15:47, 2 ore, quindi per le 6 lo devo togliere. Ho paura, seriamente paura del risultato, non lo so, però voglio accettare questa sfida, vediamo un po' come viene. Sono le 4:30 e volevo fare solo un piccolo aggiornamento, perché mi sono accorta che qui sulla radice dei capelli, qua all'inizio, stanno colorando già i capelli, solo che qua non so se si riesce a vedere qualcosa. Riesci a vedere un bel niente, però stanno colorando già, altro che solo riflessi. Io farò un danno oggi, farò un danno, aiuto, aiuto. Allora, io ho finito di... cioè, ho lavato i capelli normalmente con lo shampoo e poi ci ho messo anche un po' di maschera, e poi alla fine, prima di asciugarli i capelli, ci ho messo la schiuma, così giusto per dargli una forma. Solo che appunto l'ho tenuto 2 ore l'ennè, che non si vede una cippa. Prima ho cercato di far vedere
di farvi vedere il risultato al sole. Però proprio ci si deve fare caso che sono rossi, perché appunto l'ho tenuto apposta 2 ore per non avere quel rosso forte forte. Poi ci ho messo solo l'acqua, invece poi bisogna metterci qualcos'altro per incrementare il colore. Ecco, forse da qua si vede un po', ma anche qua un pochino. Non bisogna proprio farci caso. Comunque dai, sono soddisfatta. Ecco qua un po' si vede. Ma come dicevano le ragazze sul gruppo Passione N, appunto per la mia base di capelli avrei ottenuto giusto dei riflessi, e hanno avuto ragione. E niente, magari vi metterò qualche foto più dettagliata quando ci sarà un po' più di sole. Adesso sono 6:30, se non mi sbaglio, sì, sono 6:30, quindi il sole è quello che è. E niente, spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!